Cleopatra nacque nel 69 a.C. Le mani bucate del padre Tolomeo avevano ridotto l'Egitto a una provincia romana. Fu come se lei fosse stata educata sin da piccola a diventare regina. E così fu. Salì sul trono a soli 18 anni, sfoggiando arguzia e diplomazia da vendere, insieme a forme sinuose, occhi profondi e profumi inebrianti. Da subito usò abilmente la sua sensualità per attirare gli uomini, facendoli successivamente capitolare, grazie alla sua spiccata intelligenza e alla sua audacia. Così fece anche con l'imperatore Giulio Cesare, cui diede un figlio, Cesarione. Nonostante queste premesse, la storia non fu generosa con lei, che in realtà non era neppure egizia, ma di pedigree macedone con forse qualche commissione nordafricana. Stando così le cose, è possibile che la donna che fece girare la testa a mezza Roma abbia avuto la pelle olivastra, ma niente di più. Ultimo faraone della dinastia dei Tolomei, fu anche l'unica della famiglia dotata di vere capacità politiche. Ma l'immagine a tutti nota che diede vita alla sua icona è una sola. Una donna egizia, assai spesso assimilata a Iside, con la capigliatura coronata da un avvoltoio a connotarne lo status divino. Ancora oggi, in Egitto, è rappresentata così sui pacchetti delle sigarette eppure nei souvenir diffusi dal settore turistico, rendendola un brand ben riconoscibile per alberghi, stazioni ferroviarie, fermate da autobus e interi quartieri. Una fortuna di cui, certo, Cleopatra sarebbe stata molto orgogliosa e che in qualche modo ne conferma la statura divina senza precedenti all'interno della società egiziana antica. Ma non per questo ne fa una donna perfetta. Sono Renata Cantamessa e questa è la Buongiornezza, la mia coccolazione di pensieri di ripartenza legati alla vita di grandi personaggi che, a dispetto di prove e difficoltà, ce l'hanno fatta. Cioccolato o cioccolata? Quanti dubbi e interrogativi restano attorno alla materia del piacere puro? In realtà, la risposta c'è, chiara e semplice, almeno nell'apparenza. È il XVI secolo a fare da spartiacque tra la cioccolata e il cioccolato. Prima ancora che ogni mio cremino potesse essere immaginato e delibato. Fino a quel momento, infatti, il cioccolato esisteva solamente in America centrale, in una forma esclusivamente al femminile, potrei dire. Quale? Sono Renata Cantamessa e sono la criminologa di Baratti e Milano.